Si è spento Dick Farrell, conduttore, convinto che il vaccino, o meglio, che la pandemia non esistesse, che non esisteva ed era un grande negazionista del virus in questione. Era un pro-Trump, non ce l'ha fatta, di recente è morto per colpa proprio del Covid-19. Covid-19 che lui stesso andava a descrivere come qualcosa di inventato. Se ne va a 65 anni di età, smentiva nei media le dichiarazioni di Anthony Fauci, il famoso virologo americano, nell'invitare gli americani a non vaccinarsi. Poi lui stesso purtroppo ha contratto il Covid in questione, la situazione si è aggravata per colpa del tempo e grazie anche ad una polmonite bilaterale, cioè entrambi i polmoni. Prima di ammalarsi, l'uomo definiva il dottor Fauci come un maniaco bugiardo che inciampa nel potere, poi però ecco che è stato costretto a fare un passo indietro. Era un sostenitore, un fervo sostenitore dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Per molti anni infatti ha condotto con bravura, con maestria, con eleganza, con grande professionalità diversi programmi delle radio. Bene, della radiofonia. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Altresì per la visione, Dick Farrell, riposi in pace. Amen.